E noi abbiamo un cronoprogramma molto chiaro che ci aiuta nel fare le cose nei tempi dovuti. Entro fine dicembre, metà dicembre, c'è il primo stato avanzamento dei lavori atto a poter investire e spendere i soldi del PNRR. Siamo in piena rispetto, però diciamo che riusciremo magari a fare anche qualcosa in più. Quindi ecco, attenzione, cioè, io rispetto sempre che io non so chi controlla, fa, però c'è una direzione lavori, c'è un RUP, c'è un cronoprogramma e siamo in pieno rispetto, pur con tutte le difficoltà rispetto a situazioni di fornitura particolari. Se oggi come oggi, pur nel garanzia di oggi, qua questo problema per fortuna su questo territorio non lo troviamo. Attenzione che parliamo di un cantiere dove il famoso Pinqua c'è anche insieme all'amministrazione comunale, che deve avere anche una definizione, una chiusura contemporanea, perché è stata di un quartiere. Quindi noi raddoppiamo di fatto gli alloggi. In questo raddoppio ci sono tutte le misure necessarie anche per una convivenza, quindi il raddoppio dei parcheggi, le aree, disponibilità. Io ho visto pieni tempi e sono molto soddisfatto, perché qua parliamo di 113 milioni di investimento in questa provincia, di cui quasi 69 di rigenerazione urbana, che sono gli interventi più difficili da fare, perché in molti casi riguardano non solo, come in questo caso, dover spostare le persone, ma anche con persone all'interno, come negli stabili nell'intorno. E poi soprattutto questi 4 milioni e 300 di welfare abitativo segnano che anche in province importanti, floride come quelle della provincia di Varese, c'è la necessità di supportare le famiglie, che non gravano sicuramente in situazioni di benessere, visto che c'è bisogno del supporto all'affitto. Ecco, cioè.